Non possiamo ancora essere certi al 100% che questo ciclone evolverà in uragano mediterraneo, meglio noto come Medicane, ma certamente tra lunedì 11 e martedì 12 novembre gran parte d'Italia sarà investita da fenomeni meteorologici tipici dei grandi uragani oceanici. Sarà infatti una tempesta molto violenta con connotati tropicali. Farà decisamente caldo per una risalita d'aria desertica nordafricana accompagnata da ingenti quantità di polvere e sabbia del Sahara, e i venti supereranno addirittura i 160 km/h nel canale di Sicilia e 140 km su gran parte del centro-sud. Oltre ai venti impetuosi che determineranno anche furiose mareggiate su tutte le coste esposte a sud e sud-est, avremo anche groppi temporaleschi in risalita da sud verso nord, particolarmente violenti quelli che colpiranno la Sicilia nella serata di lunedì, estendendosi alla Calabria nella notte e nelle prime ore di martedì, provocando piogge torrenziali sulle fasce ioniche delle due regioni più meridionali d'Italia. Martedì mattina fenomeni molto violenti colpiranno anche il Golfo di Taranto e il Salento, dove c'è alto il rischio di un tornado. Nel corso della giornata di martedì il maltempo risalirà tutta l'Italia, colpendo anche il centro-nord con piogge torrenziali e forti venti di scirocco sull'Adriatico che provocheranno un nuovo evento di acqua alta a Venezia. Le temperature aumenteranno sensibilmente nonostante il maltempo in tutto il paese.